Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che sarà per la gioia di tutti un nuovo video haul. Sostanzialmente mi devo far perdonare per l'assenza di venerdì scorso, ma purtroppo i lavori nella casa nuova stanno prendendo un po' il sopravvento, ma portate pazienza, tra poco sarà finito. E quando dico portate pazienza mi riferisco anche a me stessa, perché è ormai un mese intero che stiamo dietro a questa cosa qui e stiamo finalmente vedendo un po' di luce, ma si fa un po' fatica. Comunque, questo non è un video dedicato alla casa, è un video dedicato agli acquisti. Gli acquisti di oggi sono un po' particolari perché sono andata mirata, volevo acquistare delle cose utili per avere un po' più scelta quando devo ricreare gli outfit per andare in ufficio e mi sono resa conto ultimamente che mi mancano proprio i top, perché quelli che ho sono o troppo estivi o troppo invernali. Non ho proprio abbastanza top da alternare ogni giorno per divertirmi un po' con gli outfit anche nel periodo autunnale, per cui ho deciso proprio di andare mirata e scegliere solo top, magliette, camicie da indossare in questo periodo e perché no anche in inverno, perché magari aggiungendo un pezzo più caldo sopra si possono utilizzare anche nel periodo un pochino più freddo dell'anno. Tra l'altro, come avevo già anticipato negli haul precedenti, Zara nel periodo estivo è stato un po' un rapporto difficile, mentre adesso sta tornando a prendere il suo giusto spazio e quindi ho fatto un po' di acquisti anche da Zara, perché a quanto pare nel periodo invernale io e Zara andiamo molto d'accordo, perché mi piacciono moltissime cose in vendita. Allora, oggi non ho acquistato però solo top, quindi pezzi da indossare sopra, ma ho acquistato anche qualche accessorio, qualche pezzo di trucco, perché avevo proprio necessità di acquistare questi pezzi e quindi li voglio condividere come sempre con voi, perché questo è una delle cose che faccio qui sul mio canale. Credo che partiremo dagli acquisti beauty, così ce li togliamo di mezzo e passiamo agli acquisti di abbigliamento e accessori. Stavolta sono passata solo da Kiko perché avevo bisogno come sempre di ricomprare il mascara. Questo penso di avervelo fatto già vedere in non so quanti video, perché è il mio preferito e non sta lasciando spazio a nessun altro mascara per il momento, ed è il Luxurious Lashes di Kiko. Poi ho comprato degli eye patches e sono tipo dei patch per la zona sotto l'occhio. Questi li avevo già acquistati un po' di tempo fa, prima di andare in vacanza quest'estate, così per scherzo, giusto per provarli, perché mi sono detta vabbè, costavano tipo 2 euro, ho detto non è un acquisto così impegnativo, proviamoli, e sono rimasta davvero stupita dalla qualità di questi eye patches. Li ho utilizzati in vacanza dopo una giornata di mare e mi hanno lasciata proprio stupita e molto molto soddisfatta, perché funzionano davvero. Questi sono un must have e una cosa davvero salvavita per idratare la zona sotto l'occhio, e a differenza di altri eye patches che avevo già provato in passato, questi sono davvero spettacolari. Poi, visto che mi erano piaciuti gli eye patches, ho deciso di provare anche le maschere e ho acquistato una maschera antifatica, anti-fatigue mask, quindi per togliere proprio i segni di stanchezza dal viso, perché ne ho davvero bisogno. Tipo questa settimana tutte le sere sono andata a fare qualche cosa per portarmi avanti con i lavori di là e sono davvero sfinita. Oggi è domenica, non mi sono riposata per niente questo weekend, anche stamattina sono dovuta andare di là a fare delle cose, abbiamo fatto un sopralluogo con chi farà poi i lavori, e quindi questo diciamo che è proprio assolutamente necessario. Lo farò stasera, così domani sembro bella riposata quando vado in ufficio. Poi una maschera idratante, qui mi devo fermare un attimo. Io ho la pelle del viso mista che tende a diventare lucida nella zona T, e di solito quello che vedo in giro è consigli di maschere purificanti per la pelle grassa o mista. Io negli anni ho scoperto che le maschere purificanti mi seccano troppo il viso e lo fanno sembrare molto spento e molto stanco. Quando invece utilizzo le maschere idratanti mi rendo conto che la pelle sembra proprio luminosa, l'incarnato proprio
sano, il colorito è molto molto uniforme e quindi ho la sensazione proprio di nutrire il mio viso e regalargli una coccola in più rispetto alle maschere purificanti che tendono a seccarlo. Poi, a proposito sempre di questo discorso, ho acquistato anche la Nourishing Face Mask, che dovrebbe avere insieme a questi qua lo stesso effetto, quindi quello di nutrire e distendere la pelle del viso. Quindi le proverò, vi farò sapere, ma spero proprio che mi daranno soddisfazione proprio come gli eye patches. Poi ho comprato uno smalto, questo è molto basic come colore, è uno nude un po' più sorrosino, perché in questo periodo sto indossando un po' più di colori tendenti al bordeaux, al lilla e al blu, e quindi volevo utilizzare un po' più di colore, ma non troppo esagerato, perché comunque sappiamo tutti che a me i colori troppo accesi non piacciono. E poi, come ultima cosa, ho acquistato un ombretto perché di recente ho buttato via tutte le palette. Non ne ho neanche più una che sia una, o forse un altro ombretto, ma è più da sera, e quindi ho acquistato questo ombretto qua che dovrebbe andare bene anche per l'ufficio. Un marrone con un po' di brillantini, un colore molto caldo, molto ricco e molto autunnale. Spero si veda, ma è davvero molto molto bello e penso sia tutto quello di cui ha bisogno in questo autunno. Alla fine ho scoperto che non uso moltissimo le palette e poi vanno sprecate perché poi finisco per buttarle, perché sappiamo che più di 6 mesi non vanno tenute, io le avevo tenute per molto di più. Passiamo subito agli accessori, ma devo subito lavarmi le mani, se no macchierò tutto. In materia di accessori non ho comprato moltissime cose, ma come sempre solo cose utili. Partiamo dalla meno entusiasmante, che sono questi 3 paia di calzini. Sono assolutamente funzionali e vi spiego subito perché. Hanno ovviamente il silicone sul tallone, sono invisibili quando sono indossati con le scarpe da ginnastica, ma coprono comunque una buona parte del piede. Così, se indosso magari un paio di scarpe da ginnastica che sono in pelle o non hanno il tessuto dentro, non hanno il rivestimento, se il piede è scoperto in questa zona qui, mi dà fastidio. Invece questi calzini qua coprono tutta la parte che è coperta dalla scarpa, in questo modo non ho freddo e proteggo bene anche il piede. Questi li ho presi da H&M, li ho pagati 8 euro. Un'altra cosina che ho comprato da H&M e che presto capirete il perché è questo scrunchie in simil vellutino color giallo senape. Io ho sempre dichiarato di odiare il giallo, ma di recente mi sta succedendo una cosa strana, sarà colpa dei trend probabilmente, ma sto cominciando ad amare il giallo, non il giallo troppo acceso, non il giallo limone, ma il giallo un pochino più autunnale, più verso il marrone, verso il color cuoio, e comunque un giallo ricco e non troppo carico. Questo scrunchie l'ho trovato oggi per caso lì tra i 1000 scrunchie che vendono da H&M e mi è piaciuto subito, e ora capirete subito il perché. Intanto vi dico che è costato solo 3 euro ed è un ottimo modo per impreziosire un po' i capelli e rendere l'acconciatura un pochino più particolare. Si può utilizzare semplicemente legandoli in una coda bassa o alta, oppure facendo un piccolo bun, mettendolo poi intorno al bun, si rende il bun un pochino più interessante. Poi un'altra cosa che ho acquistato, sempre per la stessa storia del giallo, e qui non abbiamo una cosa gialla, però comunque una cosa color cuoio e perfetta per l'autunno, è questa cintura qui, che ho acquistato da Mango. Avevo davvero bisogno di allargare un po' la scelta di cinture nel mio armadio, perché ne ho solo 2 che mi piacciono davvero tanto e le uso a rotazione, però ovviamente non vanno bene con tutto, e quindi ho acquistato questa cintura qua che sarà davvero perfetta con moltissimi outfit nel mio armadio, perché va benissimo anche con i colori più autunnali. Poi ho acquistato anche un'altra cintura da Zara. Questa è nera, però ci sto facendo caso adesso quando compro le cose, perché la
La maggior parte delle cose che ho nell'armadio, in materia di accessori o comunque di zip, cerniere e così via, sono in metallo dorato. E quindi quando acquisto una cosa ci faccio caso e prendo solo cose dorate, perché così tutti i metalli vanno insieme. E poi mi sono resa conto ultimamente che anche gli orecchini mi piacciono dorati e quindi sto scegliendo solo cose che vadano in quel senso là. Questa non è una cintura da pantaloni, ma è una cintura da indossare in vita. È una cintura doppia e molto molto particolare, molto carina. E adesso ve la faccio vedere anche indossata, magari qui accanto, però sarà perfetta da indossare magari sopra un maglione vestito, che di solito io non indosso, però so che a tanti piace indossare un maglione a mo' di vestito. Magari ci proverò poi anch'io e mi piacerà, non lo so, però questo può renderlo interessante, oppure anche sopra una camicia bianca o di un altro colore. Rende decisamente il punto vita più definito e il pezzo in sé più interessante. Ovviamente la cintura può essere indossata anche sopra un cappotto e in questo modo si rende un pochino più speciale il pezzo che si indossa. Questa camicia ce l'ho da un sacco di tempo, ma l'ho indossata pochissime volte perché non mi piace tantissimo l'effetto che ha su di me, essendo così stretta sopra e larga sotto, per cui la indosso davvero pochissime volte, magari nascosta sotto le giacche, ed è davvero un peccato perché ha questo bellissimo taglio qui e mi piace davvero tantissimo. Penso di poterla indossare però con questa cintura, adesso la proviamo. Con questa cintura sta davvero alla perfezione, perché io negli anni ho capito che ho bisogno proprio di definire il punto vita per far sì che i vestiti valorizzino il mio tipo di fisico. E devo fare una piccola critica a questa cintura, perché le mancano questi piccoli anelli in questo punto e in quest'altro per tenere al loro posto i pezzi di cintura, e non so se a questo punto la terrò, perché anche solo un dettaglio così piccolo per me è fondamentale, e se non riuscirò a trovare magari un modo per tenerlo fissato, magari con un biadesivo, però non penso sia proprio ideale, o magari dei vecchi anelli di cintura, mi sa che la rimando indietro perché non mi piace questa parte svolazzante. Un ultimissimo accessorio che ho acquistato è una borsa porta computer. Questa l'ho presa da H&M, è un verde oliva, o tra verde oliva e verde salvia. Comunque mi piaceva tantissimo perché è trapuntata e comunque avevo bisogno di cambiare la borsa del computer. Adesso faremo il fitting per capire se può essere adatta al mio computer da 13 pollici, perché comunque non è specificata la taglia, c'è scritto che è no size, però magari va bene. Come avevo immaginato, ci entra davvero benissimo. La trovo molto in, ma allo stesso tempo un pezzo davvero evergreen per l'autunno, perché comunque il verde militare, il verde oliva va sempre bene in autunno, e comunque è un colore che va benissimo insieme a tantissime altre cose, come ad esempio il cuoio o il giallo, che sono colori che vediamo spesso in autunno. Vi lascerò ovviamente le misure precise qui sotto per aiutarvi nel capire se può essere adatto per il vostro computer. Qui decisamente rimane un po' di spazio e in questo modo potrò infilarci dentro anche il mouse e il caricatore, di modo da non avere pezzi che svolazzano in giro per lo zaino, o comunque quando mi devo portare magari solo il computer in mano lo posso fare tranquillamente. Ma direi che forse è perfetto anche per un 15 pollici. Vi lascerò le misure così poi vi orientate bene se lo dovete acquistare. Ora passiamo subito agli acquisti in materia di abbigliamento, e siccome prima avevo fatto una testa tanta così perché sono andata ad acquistare top, vi farò subito vedere un paio di pantaloni perché in realtà quando li ho visti non ho potuto resistere. Sono finalmente riuscita a trovare un paio di pantaloni color beige, ma non beige, direi color pietra, e sono davvero il paio di pantaloni più bello che io abbia mai visto.
Per il colore, perché attenzione, non li ho ancora indossati, ma sono certa che mi staranno bene. Ora li proviamo insieme e vi inserisco il video qui accanto, però comunque sono davvero bellissime, hanno questa parte qui su una vita alta e quindi questo dettaglio qui valorizza un po' la vita e il lato B e comunque sono larghi, quindi sono comodi e morbidi e perfetti per stare comode ma eleganti anche in ufficio. Poi, a proposito di top, ho acquistato un top davvero bellissimo. Questo, sono sincera, non sarei mai riuscita a trovarlo in negozio perché non era esposto, ma prima di andare da Zara e da Mango sono andata sul sito a spulciarmi le nuove cose. E quindi mi ero già scelta le cose che volevo acquistare, per cui sono andata lì proprio mirata. Ho dato un'occhiata in giro, però ho comprato solo le cose che avevo già intenzione di comprare e ho scartato qualcosa che invece mi piaceva dal sito, invece non mi è piaciuto di persona. Questa magliettina mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista sul sito, sull'applicazione, ma dal vivo si è rivelata davvero un'ottima cosa da acquistare perché è in cotone, in questo periodo ne abbiamo bisogno di uno strato un pochino più caldo, ma ovviamente non troppo. Chi soffre il caldo come me saprà che mettere un maglioncino troppo pesante in questo periodo può diventare un'arma a doppio taglio e questa è davvero una cosa perfetta perché è a metà tra una maglietta e un maglioncino, però ha questo dettaglio molto interessante. E qui entrano in gioco i due accessori che ho acquistato da indossare con questa maglietta qui, però non ho acquistato questi accessori solo per questa maglietta perché comunque nell'acquisto ho pensato alle altre cose che ho. Adesso vi farò vedere anche altre cosine che avevo già acquistato nelle haul precedenti che vanno bene insieme a quegli accessori lì. Questo è l'esempio perfetto su come far diventare un outfit perfetto un paio di jeans e una t-shirt. In questo caso ovviamente c'è questa t-shirt che ha questo dettaglio molto particolare e quindi rende l'outfit molto più interessante. Ovviamente può essere abbinato a un paio di jeans come ho fatto io ora, però può andare benissimo anche un paio di pantaloni verde militare o marroni o gialli, perché no? Perché ha tutti questi dettagli qui che la rendono facilmente abbinabile a moltissime altre cose. È leggermente trasparente, ora che la vedo con la luce, e quindi magari un top come ho indossato io sotto non va bene, però magari un reggiseno carino o un body per uno strato in più o una magliettina possono andare davvero benissimo ed essere perfette per indossare questo maglioncino t-shirt anche in periodi un pochino meno caldi e quindi quando ci si avvicina all'inverno. Ho comprato una camicetta molto basic però molto intelligente come soluzione perché è una camicetta body e quindi è perfetta da indossare con i pantaloni o le gonne magari un pochino più attillate e con quei capi con cui è molto difficile magari infilare una camicia nei pantaloni o non si vuole far vedere troppo ingombro sotto, e quindi questa è davvero perfetta perché è tagliata a laser e quindi adesso la proviamo insieme, ma direi che è un pezzo basic, fondamentale e assolutamente indispensabile nell'armadio di ognuna di noi. Questa camicia sta decisamente superando le mie aspettative. In questo momento sto sicuramente indossando il reggiseno sbagliato, però il fit di questa camicia è davvero perfetto. Mi sta davvero alla perfezione. Ho preso la mia solita taglia, la XS, ma è davvero perfetto, leggermente trasparente, però comunque sta davvero alla perfezione, sembra cucita su di me. E sto indossando apposta questi pantaloni per capire se si vedono i segni della camicia, ma direi che è assolutamente invisibile. Un ottimo acquisto anche questo. L'ultimissima cosa che ho acquistato è questo top che ovviamente può essere indossato senza nulla sotto, ma l'obiettivo è quello di indossarlo sopra una camicia bianca o una camicia nera, però
perché in questo modo si rende più interessante la camicia, ma allo stesso tempo si possono creare più outfit con lo stesso pezzo, perché magari la stessa camicia bianca che hai indossato lunedì la indossi con questo top il giovedì e hai subito un altro outfit e un altro feeling. Sto praticamente indossando una camicia ancora bagnata per farvi vedere l'idea di questo outfit, che è indossare una camicia super oversize sotto questo top e renderla molto femminile e molto molto particolare, diversa dalla solita camicia bianca. E direi che l'outfit è riuscito. Con un paio di leggings e un paio di stivali è perfetto per questa stagione, però devo dire che purtroppo non me lo sento proprio bene questo top, perché mi stringe sul torace e faccio fatica quasi a respirare. Però se prendo la taglia in più, già adesso mi stanno per cadere le bretelle, e se prendo la taglia in più mi saranno ancora più larghe, per cui questo top direi che va decisamente meglio per chi ha le spalle un pochino più larghe, mentre chi ha le spalle più strette come me forse non lo consiglierei, anche se è un peccato perché è davvero molto carino, molto autunnale e perfetto per essere indossato in questa stagione. E con questo chiudo il mio video, spero di avervi dato un po' di spunti utili su cose da acquistare adesso in questo periodo un po' di transizione a metà autunno, quando non fa troppo caldo né troppo freddo, su come abbinare i colori del momento e magari qualche spunto su come indossare in modo un po' più up to date le cose che abbiamo magari da tempo nell'armadio. Io vi ringrazio di essere passati qui anche questa settimana, ci vediamo come sempre la prossima, il venerdì alle 2 con un nuovo video, ma fino ad allora vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima, ciao!